Amici del calcio a 5, buonasera e benvenuti a quest'ultima puntata di Zona Futsal, l'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio 00. In quest'ultima puntata non potevamo chiedere di meglio perché abbiamo fra gli ospiti che abbiamo questa sera un ospite speciale, e un ospite che brilla, è un ospite che hanno baciato tutti. È una donna bellissima, ed è della Coppa Scudetto 2022-2023 che meno di 24 ore fa il Bitonto C5 Femminile ha conquistato sul parquet del Palapansini di Giovinazzo battendo per 6 rete a 2 l'etichitacca Francavilla ed entrando definitivamente ancora una volta nella storia dal portone principale è un appuntamento con la storia che non ha assolutamente fallito il Bitonto C5 Femminile è un appuntamento con la storia che vogliamo vivere e raccontare assieme a due ospiti d'eccellenza il Primo, colui, che ha creato tutto questo partendo dal nulla, non so con quale dose di, di follia. Il presidente Silvanentini, buonasera. Buonasera a tutti. Il secondo ospite, lo so, non eh, è la terza volta che viene qui, ma non se ne può proprio fare a meno. Ed è Lucy a Renner Minuzzo. Buonasera buonasera e allora, io direi di passare immediatamente a riguardarci: non so, per la millesima, forse mille uno. Volte la, la sfida di ieri, scusateci in anticipo se la commentiamo. So che certe partite insomma vanno viste col, col commento originale o ancora meglio con l'audio del, del palazzetto. Ma presidente, per certi tratti abbiamo visto lo sguardo perso chissà dove. Non so se, se fosse il, il Nicaragua, le Maldive o quant'altro, <ride> però uh, ci sono occhi che che parlano meglio, meglio, meglio delle parole, i suoi ieri dicevano qualcosa di, di speciale perché a fine gara quasi non, non ci credeva, ma adesso sì, adesso è tutto vero, Bitonto ha conquistato lo scudetto, ad agosto era stato chiaro, voglio coppa e scudetto, E insomma, un, un double centrato in pieno. Innanzitutto buonasera a tutti, io devo sempre ringraziare queste grandi giocatrici che... Per questa città hanno dato il cuore e, e mh, si sentono come ieri sera qualcuno che diceva mi sento a casa mia. Oggi è partita Bianca e mentre la salutavo piangevo, dicevo, presi, voglio, per me Bitonto e non è la seconda, è la prima casa, perché mi sento al mio agio, sto, sto come di più di casa mia. E vedere queste ragazze in campo ieri che ha... Per questa città e per questa maglia che indossano, c'era il regalo di Lucy Lei e degli altri, che Luci Lei diceva: Io a questa città non ho regalato niente la stagione del scorsa, ma questa stagione mi ha regalato due cose, la Coppa e lo Scudetto. Assolutamente sì, Presidente. Lei a fine gara l'ha confermato anche ai microfoni di Radio 00: che questa vittoria, più che una sua vittoria, è una vittoria della città, perché c'è stata una città che da due anni a questa parte. Sì. Da quando c'è stato il via Libra dopo il, il covid si è riversata in massa al palapanzini di Giovinazzo si è riversata in massa in trasferta si è riversata in massa per le strade è una città che ormai è folle di questo movimento sì è una città che non, noi non pensavamo che gara 2 io mi guardavo intorno dicevo ma quanta gente non, e andavo fuori i cancelli vedevo oltre 200-300 persone famiglie Carozzini, bambini, e vedere mamme che con i bambini a mesi già per vedere la partita, per non perdersi questa partita. Poi ieri ho visto veramente di nuovo, di nuovo la gente perché ci crede in queste ragazze e, e abbiamo trascinato. Questa, questa città specialmente queste le donne a seguire queste, queste ragazze e ieri mentre finivo quando è finita la partita abbiamo salutato una siete conto un... che era finita la partita un... soprattutto sì, sì, quando, perché <ride> non ci crediamo ancora vabbè andiamo e una signora mi disse ma adesso noi la domenica che facciamo? ho detto <ride> ci mentiamo qualcosa la domenica per stare in campo insieme un consiglio molto semplice potrebbe essere prendere lo smartphone al mare e riguardarsi dalla prima all'ultima giornata gli highlights potrebbe, potrebbe essere un ottimo, un ottimo consiglio Lu partiamo dalla da gara 2 giusto per, per mettere un attimino un po' di, di pepe sulla situazione dopo gara 1 4 a 2 gara 2 ha rimescolato tutte le carte ha fatto venire un po' di ansia e di paura a tutti, perché non nascondiamo che insomma dopo gara, 2, dopo gara 1 ci si aspettava una gara 2 fantastica, invece c'è stata una gara 2 sofferta dove non siete riusciti a esprimere il, il vostro gioco, forse anche a merito del, del tikitaka, anzi sicuramente a merito del tikitaka, ma forse era quel ceffone sportivo che serviva poi per entrare in campo in gara 3 e giocare quel tipo di partita. Esatto, ci è dispiaciuto tanto perché vedere il palazzetto estracolmo come era in gara 2 e forse l'ansia di chiudere in bellezza questa stagione ci ha portato alla sconfitta che, che comunque come hai detto te ci ha aiutato perché ieri eravamo proprio a pieno di energie infatti siamo arrivati nello spogliatoio e ci guardavamo e non c'era proprio storia già sapevamo che sarebbe stata una partita completamente diversa come lo è stata una partita completamente diversa una partita in cui dopo alcune gare in cui sembrava strano che non ci fosse il, il tuo nome hai scelto di mettere a sede una doppietta forse una delle più importanti della, della tua carriera se c'è uno, uno slide in che è bellissimo da raccontare è il primo gol perché sul primo gol in quel destro c'era tutto, c'era il non aver segnato nelle gare precedenti, c'era la voglia di segnare, c'era la, la consapevolezza di, di mettere a segno un gol pesante e poi c'è quell'esultanza lì che io penso che andrebbe fatta la gigantografia, messa in tutte le scuole di <ride> calcio per far vedere cosa vuol dire essere campione, cosa vuol dire avere delle motivazioni ancora dopo, dopo tantissimi trofei vinti perché ci si migliora solo credendo in se stessi e penso che tu lo faccia quotidianamente. Basta, mi fermo con i complimenti perché <ride> poi, poi sono troppi e eh, non, non sono abituato. però grazie di tutto perché da Bitontino penso sia un qualcosa di fantastico averti visto giocare, averti visto segnare e averti visto fare quel tipo di risultanze lì. <ride> grazie. Eh, sì, mi mancava perché per me la cosa più bella di segnare è guardare sulle spalle e vedere la gioia della gente. Quindi, mi mancava vedere questo e, e sapevo che ero mancata nelle ultime partite, quindi dovevo trascinare un po' le squadre, le mie compagne, quindi quel gol era una liberazione. È stata una liberazione, sì, però tornando al discorso dell'assenza la gol, è vero. Per chi è abituato a segnarne tanti come, come te è un qualcosa che pesa, però penso che sia stata intelligentissima a metterti a disposizione della squadra. Ok, il gol non arriva, se non sei io posso far segnare gli altri perché ti sei messa lì a prendere botte, a cercare uh -huh. di, di fare da sponda per i tuoi compagni, a prendere falli, spazi e quant'altro, quindi una giocatrice completa che si è messa a disposizione della squadra. Infatti penso che il vero valore di una giocatrice, ma comunque del nostro gruppo, che non solo io ma tutte le ragazze alla fine ci siamo messe a disposizione, sia che chi non sa difendere, chi. e quindi mettersi a disposizione delle squadre, quando non esce il gol magari sto lì a prendere le botte, come dici te, a fare un lavoro diverso di quello che non sono stata abituata a fare la maggior parte del campionato però alla fine la cosa più importante è portare a casa i tre punti a portare questa coppa. Luci ci sono stati due momenti della gara di ieri in cui un altro fenomeno che di nome fa Deborah Vanin ha rischiato di riaprire la partita con due, due top goal, è una tua compagna di nazionale, la conosci benissimo. Sono stati due momenti in cui, forse a differenza di gara 2, avete davvero dimostrato di essere un, un gruppo fantastico perché non avete perso assolutamente la calma, vi siete ricompattate e siete andati poi a, a fare male nuovamente al Tikitaka. Ma infatti penso che il nostro gruppo è cresciuto tantissimo a lungo di questo campionato e, e questa maturità serve per, per raggiungere i grandi obiettivi. E lei c'è cioè, un fenomeno e quindi sapevamo che non, non si può molare un centimetro su di lei quindi quando non ci arrivava una ci arrivava l'altra e così lo è stato lui adesso sembra tutto così semplice tutto così scontato tutto ormai accaduto <ride> ma dal primo giorno di ritiro quanto avete creduto che tutto questo fosse possibile che questa doppietta fosse possibile <ride> sì sognavamo di vincere però sapevamo che non era semplice quindi quando è arrivata la Coppa è stato davvero un sogno, perché tutte noi, io in primis ho detto che volevo regalare qualcosa a questa città perché comunque è una città meravigliosa che ci ha accolto dall'inizio e quindi abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Poi mancava lo scudetto che sembrava un po' più lontano. Poi semifinale, dopo la semifinale penso che siamo cresciuti tanto e, e ormai quel sogno era quasi vero. Presidente, faccio più o meno la stessa domanda anche a lei. Quanto è stato complesso quest'estate allestire un roster che al suo secondo anno di Serie A potesse puntare a vincere tutto? No, vabbè, tu sai benissimo, io devo ringraziare la nostra direttrice Morgana che ci ha dato veramente una grande mano e poi devo ringraziare sempre Lu che ci ha portato una preparatrice atletica placca che è stato per noi non soltanto preparatrice, ma per loro un punto di riferimento, dove un, un, per l'unione del, dello spogliatoio, per tutte le cose che... è stato per loro un, una base dove era un punto di riferimento. Ecco perché e, non abbiamo avuto né infortuni, niente, perché abbiamo fatto una preparazione molto atletica da, da, da agosto e infatti loro potevano fare altri dieci minuti li vedevo sempre in piedi, che correvano. Eh. Perché forse che... questo, Presidente, è il dato che è risaltato maggiormente agli occhi. Sì. Perché le altre squadre mollavano ad un certo punto con i crampi, questo bitonto no, questo bitonto correva più delle altre, sì. per cui è evidente che dietro c'è il lavoro silenzioso di, di qualcuno che ha lavorato giorno e sera con ragazze. ragazzi. Le quinte, lei. lei era sempre dietro le quinte. E, oltre, oltre le ragazze che sono delle campionesse e Paca per noi è stata una persona molto 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 importante nella, nella figura di Bitonto e nella figura anche delle mh, infatti lei si sente già Bitonto I problemi che i brasiliani Bitonto si sentono si tutti Bitonto c'è uno svincolo che porta direttamente al, al Brasile sono dieci ore più o meno no. di, di aereo e poi si arriva Presidente tra le figure che molto spesso compaiono di meno Ce n'è una che è fondamentale ed è quella di Gianluca Marzoli, mister Gianluca Marzoli. Partiamo dal principio. Chi l'ha spinta a, Ad invece a... Ad invece a... Di eh sì, Chi l'ha spinta, insomma, a scegliere Gianluca Marzoli. Quanto è stato facile ingaggiare uno come lui e quanto adesso è stato bello poter vivere un allenatore che oggi è uscito anche un articolo fantastico su di lui. Vive il calcio in una, e vive il futsal in una maniera diversa. Allora, Gianluca, sei benissimo. Fatto la, la, la scorsa stagione con il Rovigo e mi sono incontrato con Gianluca a Pescara, e in un bar. Ci siamo incontrati tramite una persona, mi ha fatto conoscere Gianluca e ci siamo subiti proprio capiti. Lui ha capito me, io ho capito lui. Io gli ho detto: Se vieni a Bitonto, devi vincere, se non vinci, non venire a Bitonto. Lui ha fatto una scommessa e sapeva di aver che c'era una Ferrari. Dove, doveva saperla guidare e lui è stato in gamba a guidare. È un grande, grande mister che non do, è da riconfermare. È stato riconfermato. Quindi, prima bomba di mercato del Bitonte C5 femminile, sappiamo che Mister Gianluca Marzoli sarà l'allenatore per la stagione 2023-2024. Lui dal punto di vista tecnico invece, uno come Gianluca Marzoli, è difficile da trovare perché gestire un gruppo fatto di giocatrici fenomenali non è mai semplice. Lui ci è riuscito con una semplicità che sembra quasi pazzesca, ma non lo è assolutamente. Quindi dal punto di vista cal calcistico, se, se così possiamo definirlo, quanto vi ha dato, quanto vi ha trasmesso, quanto è stato intenso e bello allenarvi con lui? È anche difficile <ride> se è stato difficile, eh, non... Eh... No, no, lui è una persona particolare, molto tranquillo e, e ci ha dato tanto perché comunque è uno che ha già vinto tanto nel femminile questo è importante, chi, chi sa vincere sa più o meno la, la strada come è e gestire 15 ragazzi non è semplice, però il suo modo di, di essere penso che ci ha aiutato tanto, tranquillo, parla con tutti, ascolta tutti e questo è stato la sua parte buona secondo me. In gara 2 cosa vi ha detto, visto che ormai siamo a fine campionato e gli aneddoti possono tutti raccontarsi? <ride> no, eravamo tutti dispiaciuti perché ci eravamo preparati bene la partita, però poi sappiamo che in questi sport il pallone tondo è andato diversamente, però sapevamo della nostra forza e abbiamo sbagliato la partita che potevamo sbagliare. Questo è stato detto, abbiamo corretto qualche errore e poi... In gara 3 abbiamo dimostrato. Avete dimostrato tantissimo. Passiamo ai secondi, ai secondi finali, quelli in cui il, il timer ormai corre, <ride> corre all'impazzata verso qualcosa che per alcuni è giubilo, per altri è inferno. Quando avete capito la, nella gara di ieri che ormai era fatta? No, non, non c'è stato un momento che abbiamo mollato perché loro sono davvero una grande squadra, quando ci hanno messo il portiere di movimento sapevamo di, di dover soffrire di, perché le energie già stavano andando via, quindi mantenersi mentalmente in partita, fisicamente era difficile, poi col portiere di movimento abbiamo segnato subito due gol che ci ha dato... Penso quella tranquillità per gestire i momenti finali. Assolutamente sì, una tranquillità che in questo sport sembra quasi una parola, una parola <ride> che, che non, è mai, non è mai possibile pronunciare. Dal punto di vista degli sparti, invece, il Presidente, quando ha capito che ormai era fatta? Al 5 al quinto gol, ho detto ormai è fatta, ma fino al 4-2, a 2, perché ho pensato. E poteva fare come il Falconara o una, eh, tre gol no non era l'agenda abbiamo vinto no no calma no no è stata una grande partita anche del Ticchitac complimenti al, al che è una grande squadra e complimenti anche alle mie ragazze che questo, davanti a questo pubblico ha dato una grande soddisfazione. suo presidente che i complimenti vadano divisi tra il pubblico del, del Bitonto e anche quello del Tikitaka sì. che in 48 ore praticamente non so quanti chilometri abbia, abbia percorso per sostenere le ragazze e lo ha fatto nella maniera più corretta possibile. Sì, sì, ci cioè, sono state due belle tifoserie e infatti mm, ci siamo abbracciati anche con i loro tifosi, io li ho salutati è stato veramente uno sport quello che ama questa gente e questo sport ecco perché ci sono avvicinate famiglie ci sono avvicinati bambini ci sono avvicinati tutti perché è uno sport pulito è uno sport dove è un momento di gioia sono momenti di gioia presidente che accomodano tutti anche chi sta a bordo campo come gli operatori della, della misericordia come chi ha detto al, allo staff per la, la questione pubblica e quant'altro esultano tutti forse questa è la vittoria più bella sì, è la vittoria più bella, però Danilo, vedo che questa non è l'ultima trasmissione che dobbiamo fare. Sì, vedo di che, questa eh, stagione, eh, sia chiaro. Che che mi puoi sono... tutti. Non mi vuoi vedere più. Di questa stagione, <ride> pres, sia chiaro. Ah, no, adesso ci sono, eh, ci saranno anche i nuovi, cioè, le riconferme. Ah, faremo, faremo una zona Puzza al Biccio. Ad, ad agosto già stiamo programmando in Spagna la Coppa della Spagna. Ci saranno delle nuove se no, la gente si ammazza. Chiaro, se chiudiamo. Chiaro, Non facciamo la impostume perché sono i minori <ride> da, da una certa fascia di, <ride> di orario, no, cioè chiaro devo Solo ringraziare tutti, veramente tutti chi, chi mi ha sopportato. e chi, Devo ringraziare, uh, Dalila. Devo ringraziare Francesco Paolo Cambione. Devo ringraziare la Misericordia. Devo ringraziare. La mia famiglia devo ringraziare anche Ilaria Piaciullo che mm, Forse è un'anima di questa. No, di perché chi sta fuori e ha a che fare con me sa benissimo che io quando entro con il campo e con il sorriso, ma dietro, veramente c'è un lavoro duro, duro, duro. Poi e questo lavoro, se viene fatto, io, io faccio sempre con molta precisione perché ci tengo. E, e infatti, loro quest'anno hanno fatto un bel lavoro. E devo solo e esclusivamente ringraziare veramente la, questo staff che mi ha supportato. E per tutti quelli che pensano che il calcio a 5, così come il calcio, la volley sia solamente la partita della, della domenica, ci racconti un attimino qual è la sua giornata tipo. Ma la giornata, giornata finisce la partita, il lunedì comincia a sentire Dalila, serve quello, serve quella, c'è un, un elenco, poi questi giorni della verità, abbiamo avuto una partita dietro l'altra per organizzare questa partita, abbiamo avuto incontri con la sicurezza, i carabinieri, e, perché era un evento... E, allora stamattina mh, abbiamo avuto dei dati di Fustal TV, erano oltre 12.000 persone che hanno visto la partita, di tutto il mondo. Cioè, eh, giustamente per organizzare, per fare anche per il servizio pubblico, per la vendita dei biglietti, eh, c'è un lavoro dietro, loro lavorano in campo, noi lavoriamo dietro le quinte perché eh, se no non va tutto perfetto. Anche perché, Presidente, c'è da, da chiedere il discorso di tutto quello che poi necessitano le, le giocatrici, come acqua, fasce, qualsiasi cosa. Quindi, per chi non, non lo sapesse, per chi c'era fuori, mettere su una società, qualsiasi sia lo sport, comporta delle devo spese, innanzitutto. Ho dimenticato, devo ringraziare anche Costanza, che ci ha dato una grossa mano, ha portato il giorno che lui doveva fare la terza, ci ha portato le nostre ragazze a Salso Maggiore, eh, scusate se qualcuno ho dimenticato, ma vi ringrazierò personalmente, eh, è stato veramente uno staff che l'ha fatto con passione e l'ha fatto con amore, cioè, l'ha fatto veramente con, con tutto il cuore. Devo ringraziare anche Giovanni Vitale che anche da dietro portava l'acqua, portava la bomba del gas, il ghiaccio. Giovanni eh, c'è. Cioè, tutti l'hanno fatto veramente con il cuore. Assolutamente sì, parlavamo di 12.000 persone collegate anche dal, dal Brasile, Lu. Il Brasile è la vostra terra, il Brasile è la terra da cui venite e la terra in cui forse ci si esprime meglio in, in questo sport. Quanto è bello vincere sapendo che dall'altra parte del mondo, perché il Brasile è dall'altra parte del mondo, c'è qualcuno che, che sta facendo il tifo per voi? Ma infatti penso che ognuno di noi quando lascia a casa è perché comunque va dietro di un sogno e quando vengono questi sogni realizzati vengono sempre pagate le nostre scelte perché non è semplice lasciare casa e ovviamente avendo Futsal TV che trasmette le partite che le nostre famiglie possono vedere è più bello poi da condividere qualche momento qualche, qualche cosa che ci lascia più vicino Assolutamente sì, vi lascia sicuramente più vicino perché penso che la cosa più bella poi sia leggere i messaggi che vi arrivano dal Brasile a fine gara. Sì, sicuramente, eh, gli amici, la famiglia, eh, è bellissimo, infatti da ieri a oggi non sono riuscita a rispondere tutti perché sono stati tanti messaggi, però risponderò ognuno perché ci tengo veramente. Lui, lasciare casa forse è un momento doloroso, anche più delle 10 die, ore di volo, poi magari un domani mi, mi spiegheranno come fanno le persone a viaggiare per 10 per <ride> ore, però è, è un qualcosa che come hai detto tutti porta ad inseguire un sogno e un sogno necessita per forza di cose e sacrifici, penso sia questa la cosa da la insegnare a tutti quelli che vogliono intraprendere uno sport ed arrivare ai risultati come quelli che hai conseguito tu. Esatto, io sempre penso che non posso lasciare casa per non realizzare certe cose, perché è difficile, casa è sempre, cioè casa, no? E quindi se devo lasciare la, la miglior parte di me è perché devo fare qualcosa di straordinario e così è stata nella mia vita. E ho sempre detto che il futsal è la mia vita perché ho sempre fatto questo, non ho mai fatto, è il mio sogno da bambina. E vedere un palazzetto pieno che, che esulta, che grida il tuo nome, <ride> dico oddio, ne è valsa la pena. Tu gestisci una scuola calcio adesso in, in Brasile, sicuramente ti <ride> troverai a contatto con, con le tue bambine se questo possiamo, possiamo definirle. <ride> Innanzitutto, quanto sarà bellissimo vedere che tante piccole Lusileia si affacciano a questo sport e cosa, cosa ti senti di dirle? Eh, io mi sento di essere un esempio vivo per loro, no? perché adesso che ritorno lì a vederli eh, posso raccontare quello che ho vissuto e magari farvi vedere, perché magari loro vedono e penso che sia tutto semplice, però dico sempre che ci serve tanto sacrificio, tanta passione e tanto lavoro. Assolutamente sì, tanto, tantissimo lavoro, Presidente, lo stesso lavoro che adesso per carità... Ferie. No. Sia no. ferie, sia chiaro, adesso ferie, sia chiaro. Però, fra qualche tempo, bisognerà mettersi al lavoro. Io le faccio la domanda: quanto sarà difficile adesso allestire un roster competitivo dopo aver vinto campionato e coppa? Mm, no, difficile no, perché. Mm, È cioè... stimolante. Ma Stimolante sì, sì, perché loro la verità mi danno una grossa mano. Tu cioè, quest'anno la prima cosa che quando siamo stati insieme pure anche dal Brasile, lei, io stavo al mare, lei stava con il giubbotto. però io allora, <ride> non sapete perché quando le ragazze vanno in vacanza in Brasile <ride> non trovano il bel tempo, lo trovano quando stanno giocando qui. Quando vanno in estate lì trovano l'inverno. Per cui, capite le due volte, cioè, venire a giocare in Italia è un doppio sforzo per loro, eh. <ride> E lui È sempre il mio punto di riferimento con cui ci parliamo, lui che ne dici, che ne pensi, che vediamo, cosa facciamo con l'Eco Morgana e abbiamo sempre non un punto di riferimento. Quest'anno vedremo, adesso li ho lasciati un po' in pace per scaricarsi un po' di tensione, ma dalla prossima settimana cominciamo già, che dal primo luglio ci sono già le iscrizioni e dobbiamo già, cioè agosto è arrivato, noi dal 15 agosto cominciamo a fare già la preparazione dopo il 15. Dunque, perché quest'anno ho detto abbiamo il 24 eh, la Supercoppa, dal primo ottobre inizia il campionato, dunque. E di mezzo c'è ancora la, la, che... la cosa che eh, <ride> eh, 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 c'è eh. quella quella parolina lì che si chiama Champions, eh, eh, Champions League. Eh, 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 e loro, dunque, dunque, adesso loro partono, infatti tutti vogliono andare tutti vogliono ritornare in Brasile giustamente sta, che mancano da da dieci mesi e eh, dieci mesi non vedere la famiglia non vedere i propri affetti eh, è tanto è assolutamente è assolutamente complesso perché la famiglia è il porto sicuro in cui siamo navi dove ci piace attraccare più, più possibile lui da bambina sognavi qualcosa che è diventato è diventato realtà adesso raccontare quel sogno come come ti viene cosa, cosa pensi di dire alla lu bambina se ti guardassi lo specchio e vedessi te bambina oh, è un... Io se chiudo gli occhi non posso che non essere felice de, della mia carriera, cioè, ho realizzato diciamo, la maggior parte dei miei sogni e, e questo già mi basta. Come ho detto, vedere quel palazzetto pieno, cosa che io da bambina sognavo, immaginavo, perché quando giocavo da sola nel salotto di nonna... Con Immaginale. la speranza che non avesse niente di vetro, esatto. nonna, perché altrimenti era <ride> finito tutto. Eh? Sì, e adesso vivere tutto questo dal vivo è qualcosa di spettacolare. È qualcosa di spettacolare, così come la forza e gli esempi che siete in grado di trasmettere tu, così come Susi Nicoletti, perché sono due storie bellissime da raccontare. Perché siete le due veterane di questo, di questo roster e avete insegnato ancora una volta cosa vuol dire giocare a futsal e cosa vuol dire vincere. <ride> Penso che quando c'è passione si può arrivare ovunque, no? Eh, lo stesso pensiero è quello di Susi, perché parliamo spesso di questa cosa e ieri ne abbiamo detto di nuovo. Ma tu a 40 anni ti immaginavi vincere Coppa e Scudetto? Io a 40 anni penso di camminare, non so neanche bene, penso, suppongo. Eh. <ride> e quindi è quello, perché comunque ci serve tanto sacrificio perché lei. Eh, un pochino più di me perché io faccio questo di lavoro lei purtroppo lavora altro e non è semplice perché arrivare al campo col sorriso con la voglia di, di imparare di migliorare dopo tutta una giornata è, è un grande esempio per, per tutte noi e anche per me lei lu al netto di diana santos mostruosa cinese inarrestabile bianca fantastica chiara pernazza sempre sempre fondamentale e settima, adesso non... Mi viene. Nicoletta Mansueto che ha messo cuore e polmoni dappertutto, dimostrando ancora una volta di meritare la maglia azzurra, che, uh, così come la Pezzolla ha, fatto, ha saputo fare grandissimo, grandissimo gruppo e scusatemi se non, non, ricordo, non ricordo qualche altro, c'è un partner in attacco con cui avete formato una coppia stellare ed è Renatina Damatti che anche ieri ha trovato l'1-0 in una maniera fantastica, quanto è stato bello giocare con una giocatrice così. Guarda, siamo partiti che c'era un po' di sfiducia, no? <ride> perché tutti dicevano: no, Ma come fanno Lucy e Renata a giocare insieme, no? Perché non sanno difendere di qua e di là. <ride> eh, però penso che abbiamo dimostrato che sì, si può se eh, ci mettiamo a disposizione della squadra perché sia io che lei, che più per lei perché comunque lei gioca un gioco più solista diciamo, negli ultimi anni perché è stata abituata così e arrivare in un gruppo dove doveva fare un po' le cose diverse penso che gli è costato un po' però ha imparato che se vuole vincere eh, dobbiamo giocare tutti di squadra quindi è stato bello perché comunque è veramente una ragazza d'oro e dentro al campo non c'è molto da dire. Presidente, la, la consapevolezza e la fierezza di aver potuto far giocare insieme due fenomeni così? Eh, Renata, cioè, sapevo già dal, dal, prima che stavo allo state, erano mm, i miei sponsor l'avevano vista e dicevano Renata, Renata. Dunque, poi con lui abbiamo parlato, con il mister, poi quando è arrivato il mister abbiamo parlato. Era una scommessa che dovevano fare loro. Però lui qualsiasi persona che gli dice non ti preoccupare si abituerà dice, lui. <ride> dice sempre così allora Renata è stata una, un, anche un nuovo acquisto fondamentale di quest'anno ha trascinato anche lei la squadra perché si vede con il Falconara che lei ha fatto, ha fatto quei e gol è la differenza perché e è, è il non ha pagato lo sì, scarpino sì, in questo momento cioè, ha visto come lui diceva io ieri ho visto lui dietro a difendere e Renata avanti, cioè, e, si, Renata non si gira mai, però si sta abituando Che poi sono dieci mesi, deve abituarsi. Andiamo, andiamo in chiusura, Presidente: La, le sensazioni di, di questo double al secondo anno di Serie A: quanto orgoglio c'è, quanta consapevolezza che non è stato facile, anche, ma quanto è stato bello svegliarsi questa mattina e incrociare gli occhi della gente. Allora, eh, questa mattina è stato bello, come ha detto Lu, devo rispondere ancora a tutti i messaggi eh, perché la gente mi ha scritto devo ringraziare tutti. Eh, è stato bello svegliarsi e andare per strada, tu sai benissimo che vado già per strada già dalla mattina presto e Vedere questi anziani mi raccomando, eh, a Lucilella da mano. Eh? <ride> che fanno già il calciomercato loro, Sono capito? Dei... Sì, io Lo ascolto, dico, vabbè, che devo fare? In... Allora, li ascolto, eh. eh Lucille... allora, Col falconara mi dicevano. Lui non ce la fa più. Non ce fa anche bisogna tenere conto di un dato importante che a 40 anni ha giocato praticamente 50 partite quindi un piccolissimo calo. Cioè, Perdonatevi, lo eh, sia chiaro? Allora, diciamo, diciamo, fatta fatta riposare, riposare. Lui. Eh, che sto a dormire con lui? Io che lo allora, eh, però loro già fanno un calcio mercato, loro, cioè, lui non ce la fa, ma vediamo come è stato bello. È stato bello. È come fare un bardo allo sport che tu dovevi andare a parlavano del calcio femminile e stamattina vedere la gente orgogliosi a vedere che Bitonto è, sta sulle pagine di tutti i giornali: non soltanto per le cose brutte, ma per le cose belle. E devo ringraziare innanzitutto tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e il comune di Vitonto e devo ringraziare il comune di Giovinazzo che ci ha accolto a braccia aperte per questo, perché ci ha ospitato proprio, e ci ha dato una grossa mano in queste finali perché grazie a loro abbiamo fatto queste finali Da Sassu Maggiore al Verona al Tichitaca a Giovinazzo sono stati dieci mesi lunghissimi in questi dieci mesi hai segnato forse 60 gol adesso non so precisamente quanti, quanti sono adesso hai sollevato due trofei la chiusura perfetta forse è stato quando ieri hai guardato i tuoi compagni e hai alzato al cielo quella coppa. Forse se c'è una favola da raccontare, il lieto fine è stato sicuramente quello. <ride> sicuramente penso che è un anno da incorniciare perché è stato bellissimo, sia dal, dalla prima partita all'ultima, eh, gioiiri con, con una intera città e, e niente, dobbiamo solo ringraziare, eh, consapevole di che quest'anno è stato bello, però c'è l'anno prossimo che deve essere ancora più bello cioè, <ride> con uno sguardo <ride> con uno sguardo che dice tutto sia chiaro eh. l'ultimissima allora, ah, l'ultimissima domanda questa notte ha avuto ancora il tick della mano nel firmare autografi anche a letto <ride> no allora, è devo dire a dire anche Giuseppe siamo in diretta che stanno arrivando le nuove maglie delle giocatrici dunque non vi preoccupate loro non scappano perché tutti mi hanno la prima cosa mi dai la maglia di tizio mi dai la maglia di Lal, vogliono tutte le maglie stanno arrivando loro prima di partire filmeranno tutte le maglie e saranno a vostra disposizione per la città è stata una festa di tutti lo abbiamo detto è stata una festa del gruppo questo gruppo di ragazze e chi ha saputo fare gruppo in, in, questo, in questo spogliatoio e dietro le quinte prego di farla venire in, in diretta <ride> Con un, un imbarazzo da <ride> premio Nobel e la dottoressa, quindi per qualsiasi cosa dal punto di vista dontoiatrico <ride> potete, potete contattarla. Carmen Pezzolla, Carmen, fondamentale il vostro ruolo perché avete saputo fare spogliatoio, avete saputo far ridere nei momenti in cui tutto lasciava, lasciava presagire anche il, il peggio. E forse è fondamentale il vostro ruolo perché siete quelli che fate la collante fra chi gioca, chi sta in panchina e anche chi sta fuori. Eh, Va bene, saluto tutti, visto che <ride> è stato un sabotaggio. Eh, no, sì, la, io penso che la parola chiave di, di quest'annata sia stata proprio gruppo, che può sembrare scontato, ma così non è, perché di annate calcistiche ne ho vissute, ti posso assicurare che un anno così io non l'ho mai, mai, mai vissuto. Perché non c'è stato un solo tassello che sia andato fuori posto. Cioè, non, tu mi hai detto è difficile trovare sempre un sorriso. No, non è stato difficile perché ti giuro: ogni allenamento si era lì a ridere e scherzare. Magari c'era il momento in cui si mandava a cagare Renata perché eh, voleva giocare da sola e non passava la palla. Ma subito dopo eh, lei ti faceva quel sorriso che potevi solo ridere e dire vabbè vai, gioco, giochiamo perché era così. E quindi. Eh, tu arrivavi al campo stanca, magari sono arrivata anche con ancora la tenuta da lavoro eh, ma ti cambiavi, avevi fretta di entrare in campo e di migliorare con Paca e eh, star lì a dar botte all'usileia che non si doveva girare perché cavolo non stai facendo girare l'usileia eh, e poi star lì a ridere, a scherzare, a crescere, è stato solo, solo bello a posto di lavoro ho un, un ponte, ponte saltato <ride> 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 no, no, non lo vuole sapere per due giorni almeno e allora, io ringrazio ancora una volta il presidente Silva per Grazie essere stato qui con me questa sera. Ringrazio ancora una volta la regina e credetemi, c'è un motivo preciso per cui la chiamano così, a Renner Minuzzo. Grazie, Danilo. Ringrazio anche Carmen Pezzolla per essere stata prontissima insomma, in questo, <ride> in questo sì, sabotaggio. Ringrazio. So che me la farei pagare, vai, poi, poi ne discutiamo. Ringrazio ancora una volta la regia curata da Danilo Mingiruli di Radio W0 e Vi ringrazio personalmente per uh, averci seguito in questo percorso che è stato nuovo per tutti: è stato nuovo per me, è stato nuovo per uh, voi. Spero soltanto che vi siate divertiti o che, quantomeno, non vi siate annoiati. Grazie per tutto il supporto che, che mi avete dato, grazie per uh, averci scelto ogni, ogni settimana. Io vi rinnovo l'appuntamento con uh, Zona Futsal a data da destinarsi perché insomma adesso è tempo di ferie per, per tutti quanti. Grazie davvero, ci rivediamo alla prossima stagione con tantissime nuove tematiche e la stessa passione di sempre.